li conosco da poco, li ho conosciuti, abbiamo corricchiato insieme qualcosina e mi sento parte del team, anche se poi non correrò, io mi sento un buddy runner, anche se sarò qui solamente per fare il tifo per loro. C'è un grosso dubbio, forse un po' di scaramanzia, del non dire ah, sono sicura di farcela. Non c'è ragione, perché ci siamo noi. La portiamo al traguardo io e Gianina. Oh, dai, ma... Abbiamo lavorato 3 mesi alla fine per fare bene un giorno. Ci siamo finalmente. L'ansia inizia a farsi sentire. Sì, io sono un po' agitata. C'è una ragione per quale ci hanno scelto. C'è una ragione per quale noi siamo qui. Comunque noi Buddy Runner siamo insieme, comunque qualsiasi progetto che si fa obiettivo alla fine si può anche realizzare. Mitch, siamo dentro al parco! Allora, New York ci siamo, come dicevano a Roma, e come dicevano sempre a Roma, questa è la notte prima degli esami. Di loro conosco tante cose, ma tante altre non le conosco e spero di poter conoscere degli altri aspetti del loro carattere, perché secondo me correre vuol dire anche confrontarsi in quel momento su alcune cose che normalmente non verrebbero fuori. Dovete cercare di non mangiare troppo, perché l'importante veramente è che dormiate stanotte. Mi hanno detto che per avere una performance migliore bisogna fare altro la sera prima del maratona. Questo l'ha detto Alessio, eh. Ah, io dormo, non ho problemi. Andiamo avanti. Io so che con loro, alla fine, come ho detto, portiamoci al traguardo. Io spero che ve la godiate fino in fondo e che vi rimanga dentro come è rimasta a me. È la terza che faccio e quindi è veramente una cosa diversa da tutto il resto. Sicuramente domani sarà una cosa epica. Avete una fortuna pazzesca, perché domani sarà una giornata bellissima. Che invidia, ragazzi. Che fortuna. In bocca al lupo. Ragazzi, domani è il giorno della maratona. Il consiglio che vi do da dopo la maratona, quando le telecamere si spegneranno, è di andare alla ricerca di un nuovo sogno. Con la stessa intensità con la quale avete vissuto Buddy Runner. E l'euforia che proverete domani mattina quando vi risveglierete è l'euforia che dovrete provare ogni giorno della vostra vita. Vi mando un abbraccio e in bocca al lupo. Ciao. Ho riposato tutto il sabato, così vabbè, la sera abbiamo mangiato carboidrati perché in teoria è solo l'energia. Alessio l'ha mangiato doppio perché alla fine sa che gli ultimi metri mi doveva prendere in spalla e portarmi fino al traguardo, quindi... Penso di avere qualche problema a questo punto, perché Ilaria, Gianina e anche qualcuno qua dell'organizzazione fa davvero fatica a dormire. Io mi sdraio qui e crollo. Questo pettorale deve supportare un po' anche qualche muscolo che non sta reggendo tanto bene. No, secondo me cioè, è talmente anche lei gasata che ce la fa anche se avrà il dolore. E adesso andiamo. Ilaria, sei un leone, quindi non mollare, eh? Andiamo insieme. Coso, devi andare, anzi mi devi seguire perché sono la lepre, cazzi tuoi. Vai, Coso, portabottiglie preferito, conto su di te per portarmi l'acqua fino alla fine. Troppo bello. La cosa più bella del mondo. Siamo oddio, felicissime. Sì, sì, sì.
Posso fare un inciso tecnico? Sono arrivata prima io di loro due. Ci ha battuto alla fine. La portiamo in spalla, farà fatica e tutto, alla fine ci ha battuto. Cioè, perché dovevo arrivare col numero tondo per fare un bel tatuaggio? Ah, è giusto, perfetto. Abbiamo pianto alla fine. È stata una bella emozione, molto commovente, soprattutto il finale, perché applaudono tutti e il tifo è davvero, davvero bello. Veramente hanno ragione quando dicono che New York è la più bella e la più intensa. Non so neanche se voglio scoprire come sono le altre, mi è abbastanza. Io la dedico in primis al mio papà, che è stata la persona che ho incontrato per due volte durante il percorso, che ho sentito urlare da lontano e mi ha infuso veramente un sacco di forza per continuare. Io quello che ho detto anche, penso, un po' di mesi fa, piuttosto, tutte le persone che ci sono dietro di me, quello che mi hanno sostenuto, è così. Perché comunque loro sono la motivazione per quale io ho corso la maratona. Io la dedico ai miei familiari, a mia mamma, a mio papà, a mio fratello e appunto a tutte le persone che mi sono state vicine in questo periodo. Oggi io, al contrario di loro due, glielo svelo perché non gliel'ho detto, ho avuto una piccola crisetta verso la fine, però vedevo loro due che continuavano a correre e ho detto, se lo fanno loro non posso certo io camminare, che gli ho detto che le portavo in spalle e tutto, quindi soprattutto loro due.